L'Istituto Aleotti Don Minzoni è un istituto che è stato accorpato in verticale e che quindi vede al suo interno una scuola media divisa su tre plessi, un liceo scientifico e un IPSIA che ha due indirizzi, un indirizzo meccanico e un indirizzo servizi sociali. È una scuola diversa. Perché diversa? Perché al suo interno non è stato determinato, come in tutte le altre scuole, il consiglio d'istituto. Perché quando è stata accorpata nel 2000 la scuola, per questo tipo di scuole che erano state fatte in zone disagiate non esiste il consiglio d'istituto, ma sono scuole ugualmente legittime, perché è stato nominato un commissario straordinario che fa le funzioni del presidente del consiglio d'istituto e quindi interagisce con la scuola su tutte le attività che vengono fatte, perché con l'autonomia le cose all'interno della scuola sono cambiate. La scuola è inserita nel territorio, la scuola vive nel territorio. Posso affermare che l'ente locale qui ad Argenta, il comune, ha un'attenzione particolarissima nei confronti della scuola, ci tiene moltissimo e quindi investe tutte le forze che può perché la scuola possa avere un maggior sviluppo. Grazie all'intervento del Comune noi abbiamo una tecnologia innovativa molto avanzata all'interno della nostra scuola. Grazie al Comune noi abbiamo potuto adottare il registro elettronico che ce l'hanno in pochissime scuole anche nelle grandi città e il registro elettronico permette a tutti i genitori in tempo reale di mettersi in contatto con la scuola per sapere se il ragazzo è a scuola, se è in ritardo, se non c'è e poi per vedere in tempo reale anche le proprie valutazioni. Questo è uno strumento importantissimo, naturalmente costoso, che si possono permettere solamente le grandi scuole e che invece Argenta ci ha consentito. Quindi poi c'è un'altra innovazione tecnologica bellissima all'interno della nostra scuola che verrà inaugurata a giorni. Noi abbiamo informatizzato tutto il liceo scientifico. In ogni aula è stato messo un computer, un desktop e un videoproiettore. In questa maniera le classi possono interagire tra di loro, possono interagire con i compagni a casa e possono fare lezione con le nuove tecnologie. Come istituto noi facciamo parte dell'Italia, quindi anche noi siamo dentro la finanziaria e quindi siamo in fase naturalmente di difficoltà per quanto riguarda i finanziamenti. Però noi, a differenza delle scuole elementari, non abbiamo dei vincoli di supplenze come hanno loro, perché per noi, per prendere un supplente, occorre che l'insegnante abbia un'assenza di almeno 16 giorni. Come facciamo in questi 16 giorni in cui non abbiamo l'insegnante, fino a quando io non posso accedere alle graduatorie e prendere il supplente? Noi al nostro interno abbiamo un'organizzazione oraria per cui c'è tutta una scaletta giornalmente di persone che hanno delle ore in cui non fanno lezione, nelle quali o sono a disposizione della scuola, e in questo caso entrano in classe in assenza dell'insegnante ammalato, oppure sono ore comunque che loro sono qui perché non possono entrare in classe. E quindi pur essendo qui, se manca l'insegnante, io chiedo loro di entrare in classe, fare quest'ora di supplenza e naturalmente gliela pago. Ovviamente nella distribuzione delle supplenze si cerca sempre di agevolare i ragazzi mettendo l'insegnante della materia. Se mi manca l'insegnante di matematica, prima di mandare un insegnante di lettere, cerco di vedere se nel mio quadernone delle disposizioni per le supplenze ho un insegnante affino della stessa materia, quindi che possa portare avanti questo discorso. Questo per evitare al massimo il disagio, perché se un insegnante è a casa, naturalmente il ragazzo perde la lezione, quindi se entra un insegnante della stessa materia è ovvio che questo non avviene. Posso anche dirvi come avviene il reclutamento di questi docenti. Noi all'interno dell'istituto abbiamo delle graduatorie di istituto, ce ne sono graduatorie di prima fascia, seconda fascia e terza fascia. Noi quando andiamo a chiamare, naturalmente facciamo le telefonate che poi segniamo come fonogramma, sono telefonate che fa un assistente amministrativo seguendo l'iter di queste tre graduatorie
l'insegnante chiamato ha tempo 12 ore per la risposta, dopodiché o recede o prende servizio. Se per caso servono le tre fasce, allora noi scuole siamo tutti in rete, oggi l'esercizio della rete è molto importante e fruttuoso anche per le scuole, per cui ci rivolgiamo agli istituti vicinori per vedere se hanno degli insegnanti della stessa materia. Se anche questo non avviene, allora usciamo dalle laboratorie e prendiamo quindi domande che gli insegnanti già laureati ci hanno mandato perché non sono riusciti ad inserirsi nel laboratorio. Però, voglio dire, succede abbastanza